Cava Izeri. Bentrovati, bentrovati in diretta su Tele4. Come vedete dal titolo, uno spazio di presentazione del documentario su Don Francesco Bonifacio, che andrà in onda domani sera alle 21, realizzato tra l'altro dal nostro Ferdinando Avarino, con la nostra troupe che è andata sulle orme del Presule in Istria e quindi, come dire, ha avuto anche un importante processo di lavorazione per arrivare alla realizzazione appunto di questo documento video che Tele4 ha voluto realizzare. Tra pochissimo ne parleremo proprio con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che sarà in studio a momenti per lanciare questo appuntamento su Tele4. Io vi ricordo che naturalmente alle 13:20 ci sarà il nostro telegiornale, poi l'edizione della sera e l'appuntamento questa sera con Ring. Tra pochissimo con noi in studio appunto Ferdinando Avarino per parlare di questo importante documentario che è andato sulle tracce di Don Francesco Bonifacio, quindi in Istria, nella sua terra. È arrivato ora in studio il nostro vice direttore, tra qualche istante gli darò la parola per raccontare di questa che è stata proprio una decisione della nostra emittente di, diciamo, uscire dai confini geografici della Venezia Giulia, del Friuli di Venezia Giulia, per andare in Istria per raccontare questa storia. Tra l'altro, appunto, Francesco Giovanni Bonifacio, nato a Pirano nel settembre del 1912, è stato assassinato in Odium Fidei nel 1946 ed è venerato come beato e martire della Chiesa Cattolica. Il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, che ha realizzato questo documentario, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, ben trovato Marco, a tutti quanti. Sì, più che altro ci contiamo molto, perché sai qual è stata l'impressione nel ripercorrere la vita di Don Francesco, che c'è tantissima devozione, cioè in tanti lo ricordano, in tanti lo hanno vissuto ancora, perché siamo in un'epoca in cui ci sono ancora dei testimoni della sua vita. E allora, insieme alla Curia di Trieste, insieme all'Azione Cattolica, abbiamo visto quei luoghi nei quali è incredibile, ma lui è riuscito a fare comunità. Cioè, voi immaginate un sacerdote giovane, giovanissimo, cresciuto in una famiglia semplice, il papà faceva il fuochista a bordo dei vaporetti che collegavano l'Istria con Trieste. In questa famiglia semplice, molto devota, lui sceglie di fare il sacerdote, di seguire appunto questa sua vita e vocazione da Pirano, e comincia ad avere tutta una serie di parrocchie, poche, perché poi lui ha fatto il suo apostolato, è breve, è brevissimo, muore giovane, muore poco più che trentenne, eppure tutt'oggi in quei luoghi lo ricordano, eppure ancora molti testimoni raccontano di che cos'era per lui l'evangelizzazione, e lo era in un territorio molto difficile, in un'epoca complicatissima, tant'è che appunto muore in Odium Fidei, cioè muore quando viene rapito, sequestrato e ucciso nell'immediato, si pensa, da alcuni rappresentanti dell'Osna. Era nel mirino da diverso tempo, però, pur essendo stato avvertito, poi abbiamo le immagini, non so, insomma, qualcosa, sì, che possiamo anche mostrare. Le stiamo caricando proprio per mostrare alcuni frammenti proprio del documentario. Tra l'altro, abbiamo nacque tante a Pirano, testimonianze. Che all'epoca era diocesi di Trieste, cioè faceva parte della nostra diocesi. Era a Capodistria, a Fiume, quindi insomma era un'unica diocesi molto grande. Poi la politica, il tempo, la guerra, le divisioni sono intervenute, quindi anche i vescovi di Trieste, che lo erano anche di Capodistria e Fiume, avevano poca
facilità, ecco, mettiamola così, nel poter visitare quei luoghi, nel potersi far vedere in quelle zone. Quindi una giurisdizione, la dico ovviamente in maniera errata, che non era completamente compiuta, non lo era più. Insomma, c'è un momento in cui, guarda, abbiamo tante testimonianze anche molto toccanti. Don Francesco ha un dubbio allora, non sulla propria vocazione, non su quello che deve fare, non su quello che deve continuare a fare nell'attrarre a sé i giovani, perché quello che mandava su tutte le furie il regime, da qui l'intervento dell'OSNA, era il fatto che lui attraesse a sé molti giovani, e quindi questi giovani non finivano nella politica, non finivano ad essere forze fresche del regime, ma attraverso sé li attirava appunto al Signore, a Dio, al messaggio del Vangelo. Insomma, da Pirano, poi Cittanova, quindi dove appunto si è vissuto il lavoro di Don Francesco, che coinvolge sempre i giovani, è tu hai sentito agli i fedeli, anziani. Proprio la gente che si affidava a lui all'epoca e lo ricorda, e che ho sentito qualche frammento, dice: noi vorremmo semplicemente sapere dove sono le sue povere ossa. È quello che stavo arrivando a dirti, cioè noi iniziamo questo documentario che sarà in onda domani sera su Tele4, e vi prego, insomma, se avete la possibilità di seguirlo, perché ci contiamo molto, insomma, cioè, ci siamo spesi parecchio quest'estate per riuscire a offrire questo momento di riflessione, di racconto, anche di raccordo con una storia mancata, perché per decenni non si è potuto raccontare. E dici bene, perché di quelle ossa, di quei poveri ossi, dice una signora anziana, non sappiamo più niente, non si meritava questa fine. Lui appunto racconta nel momento in cui viene avvertito: attento che su di te hanno messo gli occhi, lui dice: ma io che male faccio? Questa era la risposta che dava Don Francesco Bonifacio ai suoi chierichetti, che poi hanno tramandato, no, il racconto e le sue esperienze e le sue preoccupazioni, e a chi lo ha vissuto. Questa è Krasica, ecco, per dirti, ognuno di queste chiese ha un ricordo di Don Francesco, di Virgilio Vesnaver, tanti ricordi di chi lo ha incontrato. Queste sono alcune testimonianze di Don Francesco. Virgilio dice: era un santuomo, proprio un santuomo, uno non poteva pensare che un prete fosse così, ma era un santuomo. Bene, questo è il figlio di Giovanni, cioè il nipote di Don Francesco, è figlio di un fratello che per decenni non si è mai dato pace, e nel riuscire ad avere notizie che non si potevano avere, perché Don Ettore, vede Monsignor Malnati che ricorda il vicario episcopale anche Don Francesco, perché poi nel processo di beatificazione lui era presidente di questo processo di beatificazione appunto di Don Francesco. Ma ripercorriamo un po' tutta la vita, fino ad arrivare a questa vita interrotta e a un'informazione interrotta, perché come ti dicevo prima, anche alla morte di Don Francesco, che si è scelto di uccidere per interrompere questo suo percorso di evangelizzazione, perché si sperava che uccidendo il pastore si disperdessero le pecorelle, questo non è successo. Però queste persone, comunque spaventate, continuavano a credere in Dio, continuavano a ricordare quelle, il lavoro semplice di un sacerdote, ma straordinario come Don Francesco, di lui non potevano chiedere, domandare, ricercare nulla. Quindi per decenni, dall'11 settembre del 1946, quando lui viene rapito, come vi dicevo, siamo andati anche sul luogo del sequestro e quindi della presunta uccisione, si dice ucciso lì vicino, sepolto in un campo, forse buttato in foiba, cioè si dice un po' di tutto, ma non c'è, l'unica certezza è che non c'è una realtà vera di ricostruzione di tutto quello che è accaduto. Comunque quel gregge non si è disperso. Ecco, diciamo Krasica poco fa, Marco, ti dico solo quest'ultimo appunto, è composta mi pare da 13 diverse aree, questo paesello meraviglioso dell'Istria, quindi lui è riuscito a fare comunità anche lì. Quindi diciamo per il triestino medio, per farvi capire, tra Buie e Grisignana, cioè tra la città dai due campanili, come viene definita Buie, e la città degli artisti, che è Grisignana, che è nota stupenda, per i festival, stupenda, posto fantastico. Stupenda. Infatti, Grisignana, in piccola nota, stupenda. Anthony Hopkins ha acquistato una villa proprio a Grisignana, così, giusto per fare andate una nota. Andate a vedere Grisignana, ma guarda, i triestini sanno tutto, quindi conoscono molto bene, sicuramente meglio di me. Però
a Grisignana, per dirti, era parroco in quel momento, una persona molto amica di Don Francesco, una sorta di sua guida spirituale, perché con lui era stato al seminario, che era Monsignor Rocco, che Trieste conosce molto bene. Purtroppo nella sua fase finale, anche per questioni legate alla cronaca, ecco. Era molto amico Don Giuseppe Rocco di Don Francesco Bonifacio. Quel giorno Don Francesco va proprio a trovare Don Rocco a Grisignana, era parroco di Grisignana. Ecco, qui questa ecco è la casa di Pirano. Ecco, quella porta sulla destra è dove è nato molto probabilmente Don Francesco. Oggi lì c'è quella targa, appunto, che quindi che siamo lo ricorda. Proprio in quelle piccole discese a mare verso il mare di Pirano, no? In quelle viuzze strette, lui è nato proprio quindi nel centro, nel borgo di Pirano. Nel centro, era circa 30.000 abitanti, mi pare allora. E quando voi entrate nella piazza di Pirano, è salendo sulla stradina a destra. Ecco, questo è San Francesco, quindi a Pirano, i primi passi, quindi da chierichetto, la scuola, insomma, lì si avvicina al Signore e da lì sceglie che appunto quella è la sua strada. Mario Ravalico, che è del Presidente dell'Azione Cattolica, che ci ha aiutato, è stato un po' il nostro cicerone sui luoghi di Don Francesco. Ed eccolo qui piccolo insieme agli amici in quel pozzo, nel chiostro che avete visto poco fa. Questa è un'immagine invece storica dei primi del Novecento, quindi ecco, con documenti storici, con molte fotografie, con molte testimonianze, raccontiamo una piccola storia che, ricordo, fino a qualche tempo fa non si poteva raccontare, era difficile raccontare, che tutt'oggi, insomma, anche quando vai in quei luoghi si fa fatica a dire apertamente. Questa è una ferita che va in qualche maniera risanata. A Don Francesco, a tutti i suoi parrocchiani di diversi luoghi, bisogna rendere giustizia. Nella tra speranza, Ferdinando, lo dice il Vescovo, scusami Marco, sì, che veramente continueremo a cercarlo. Questo è un messaggio importantissimo che lancia il Vescovo Giampaolo Crepaldi. Questa è Piazza Tartini a Pirano. Bravo, e esatto. Nelle tue parole credo di aver intuito anche la volontà di creare, di rinnovare un legame tra Telequattro e l'Istria, che noi comunque raccontiamo magari attraverso le testimonianze degli esuli, attraverso tanti servizi, ma questo è proprio un modo per riallacciare un legame con la storia dell'Istria, che fa parte delle nostre vite, delle vite di Trieste. Vedi, qui lui aveva creato sempre l'Azione Cattolica, aveva coinvolto i ragazzi, aveva creato un piccolo teatrino, no? Li coinvolgeva in tutte le maniere, poi incontrava gli anziani, non li dimenticava mai, li andava a trovare a casa, era molto amato, i pescatori gli portavano il pesce, chi gli portava gli ortaggi, cioè se lo curavano questo Don Francesco. Sai, qua era il tempo in cui il sacerdote era una figura di riferimento, immaginalo non solo a Pirano, Cittanova, immaginalo a Crassica, cioè era l'unica persona che aveva studiato quel tempo, no? Quindi era comunque un riferimento molto importante. E a Crassica, poi nelle immagini di Guido Indri, che ha fatto un lavoro straordinario, Guido, nel montaggio, nel lavoro di questo documentario, si vede anche quella sua piccola aula, ancora ci sono i banchi a Crassica, che non è un paese che non c'è, perché come ti dicevo è composto da 13 frazioni, e in quel paese che non c'è, che lui ha creato, ha trasformato in comunità, ci sono ancora quei banchi del catechismo al quale partecipavano tutti i ragazzi. Guarda, è un'immagine molto d'effetto quella, immaginare oggi a 80 anni, 70 anni e più, insomma, di distanza, come il Paron, in piccola scala, il Paron di Venezia, come si dice, il campanile di San Marco, quello lì, lo avete visto. Ecco, tante testimonianze per ricordare Don Francesco e raccontarvi una piccola vicenda che molti conoscono, perché tantissimo devozione, come dicevo, c'è ancora oggi, ma si organizzano anche dei pellegrinaggi, ovviamente, sui luoghi di Francesco, e lo si fa tutt'oggi. Questa è una veduta, diciamo, attuale di Crassica, che ho tirato fuori dal web, una foto di questo piccolo paesino che magari poi mostreremo, che ora è noto, no, oltre per questa vicenda, è noto per essere uno dei paesi in cui si produce l'olio tra i più buoni dell'Istria, ma vedete veramente, no, un piccolissimo borgo. Guarda, poi è una vicenda incredibile, continuiamo, possiamo vedere le immagini di Guido Indri, perché
quando lui viene sequestrato, torna, come dicevo, dopo aver incontrato Don Rocco, e Don Rocco, nel salutarlo, vede che due persone dal cimitero di Grisignana, che sono, è un piccolo cimitero, iniziano a seguirlo. E a quel punto, avendoli intravisti prima, dice Don Francesco: cambia strada, fermati con me qui stanotte, fammi, io non ho nulla da temere, no? Pare dalle ricostruzioni, ecco, lo vedete in alto a destra Don Francesco in questo zoom con, insieme a tutti i suoi ragazzi. Lui invece va avanti e in questa strada, nel tardo pomeriggio dell'11 settembre del 46, lui dice e incontra tante persone, incontra dei ragazzini, incontra dei contadini, gli dicono: ti stanno seguendo, cambia strada, lascia stare. No, lui continua perché è convinto di non aver nulla da temere. E quando era stato avvertito in passato, a un certo punto lui sceglie di venire a Trieste, ancora, come dicevi tu, è diocesi di Trieste, quelle terre a quel tempo, e Monsignor Santin gli dice: io al tuo posto resterei. Lui resta, continua il suo servizio e purtroppo, appunto, viene ucciso. Quindi ovviamente, se volete saperne di più, documentario su Don Bonifacio, domani sera, ore 21, su Tele4. Restate con noi, tra poco c'è il TG. Grazie, vice direttore. Grazie, buona giornata. A tra poco. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Si è aperto questa mattina al Tribunale di Trieste il processo ad Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano accusato dell'uccisione dei due agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta durante la sparatoria avvenuta il 4 ottobre 2019 nella questura di Trieste. Durante l'udienza è stata ammessa la costituzione di parte civile delle due famiglie degli agenti uccisi, dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero degli Interni, di uno degli agenti rimasto ferito nella sparatoria, lo ricorderete, si tratta di Cristiano Resmini, fu colpito da un proiettile durante la fuga del Meran nell'atrio della questura dove l'imputato sparava con due pistole, e dell'associazione Fervicredo, l'associazione feriti e vittime della criminalità e del dovere, presieduta da Mirko Schio. Non è stata accolta invece la costituzione di parte civile del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che commenta così: l'inammissibilità è un formalismo prettamente processuale, il SAP è stato e sarà presente anche in futuro affinché si faccia luce e chiarezza sul gravissimo fatto che ha determinato l'uccisione dei due poliziotti. Non vogliamo vendetta ma semplicemente giustizia, ha scritto Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del SAP. C'è stato invece il consenso da parte di tutti all'acquisizione del fascicolo del PM, che contiene una cinquantina testimonianze raccolte dopo la sparatoria, e proprio per far accogliere da tutte le parti senza opposizione queste deposizioni contenute nel fascicolo del PM, senza risentire in aula i testi, c'è stato anche un inedito conciliabolo tra le parti, tra tutti gli avvocati presenti per la procura, anche il procuratore capo di Trieste, De Nicolo, che vedete anche nelle immagini. C'è stata una sorta di conciliabolo quando la giuria si era riservata temporaneamente di decidere sull'ammissibilità della costituzione delle varie parti civili, quindi si hanno trovato, insomma, un accordo per acquisire il fascicolo del pubblico ministero. Meran, l'imputato, ecco, lo vedete, proprio questo è il momento del dialogo tra le parti mentre la giuria era riunita in Camera di Consiglio per decidere sulle parti civili. Dicevamo, Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano detenuto ora nel carcere di Verona, non era in aula, non c'era nemmeno l'autorizzazione a un collegamento telematico via Teams, il sistema che garantisce i collegamenti per Palazzo di Giustizia, quindi nessuno lo ha visto. Presenti invece in aula, lo avete visto, anzi li avete visti, il padre di Pierluigi De Menico, Fabio, e il fratello, quindi entrambi i familiari presenti in aula. E abbiamo sentito, a margine appunto della prima udienza sul processo Meran, in cui tra l'altro l'accusa dice di puntare ancora sulla
totale infermità mentale dell'imputato, se ne parlerà in una prossima udienza perché c'è già stata una perizia ma non viene accettato l'esito da parte della parte che segue l'imputato. Dicevamo, abbiamo sentito a margine di questa prima udienza il padre di Pierluigi Domenico, Fabio. Signor Domenico, dopo quasi 2 anni dalla barbara uccisione di suo figlio e di Rotta, finalmente inizia il processo, inizia la strada verso la giustizia. Sì, in effetti è stata lunga e speriamo che adesso si svolga abbastanza velocemente, anche perché penso che ci sia poco da stabilire, quindi i fatti sono palesi e speriamo che si risolva velocemente e diamo pace a questi due ragazzi. Le chiedo una cosa sul suo stato d'animo: i familiari di Rotta non ce la fanno, non ce l'hanno fatta a venire, lei invece... 2 anni di psicanalisi servono magari, quindi mi hanno aiutato e grazie a questo riesco a resistere, ma anche la volontà di dare giustizia a mio figlio che supera qualsiasi ostacolo, quindi sono qui dall'inizio e sono qua fino alla fine. No, non abbiamo mai ricevuto nessuna scusa e sinceramente... Il fatto che l'imputato non sia qui al di là delle sue condizioni è qualcosa che insomma sconcerta un po' tutti, no? Ma per me è un sollievo, perché saperlo lì non è facile, quindi magari ha avuto la dignità di non farsi vedere. Grazie, grazie. Ecco, pare invece che lo stesso imputato Alejandro Augusto Stefan Meran abbia consegnato ai suoi legali, l'avvocato Bevilacqua in particolare, una dichiarazione di scusa nei confronti delle famiglie delle vittime. Naturalmente ne sapremo di più nel corso dell'edizione della sera del nostro telegiornale. Poi, mentre diciamo, andava in scena questa prima udienza, c'è stato un momento un po' particolare in tribunale. Allarme bomba all'ingresso principale del tribunale, proprio contestualmente a questa udienza, sono arrivati gli uomini della polizia, dei carabinieri, hanno isolato l'atrio dell'ingresso principale del tribunale, lo hanno isolato anche all'esterno con le transenne, c'era un pacco sospetto con all'interno delle bombolette, è arrivato anche il PM di turno Montrone, sono arrivati gli artificieri, qui vedete delle persone che non potevano uscire, quindi sono uscite dall'altra parte, pare, anzi ormai è accertato, che all'interno delle bombolette contenuto nel sospetto pacco bomba ci fossero 2 ceri votivi, quindi quelle candele che vengono utilizzate nei cimiteri. Non è ancora chiaro se si tratti di un messaggio o semplicemente di un brutto scherzo, di una brutta burla che comunque determina il reato di procurato allarme. Maggiori dettagli ovviamente nel telegiornale della sera. Apriamo la pagina politica perché ieri sera in piazza Pontarosso è andato in scena il comizio di Giorgia Meloni, leader e presidente di Fratelli d'Italia, che oltre a sostenere la candidatura di Roberto Di Piazza a sindaco, la ricandidatura, si è soffermata in particolare sulla sua contrarietà al concetto e alla determinazione del reddito di cittadinanza in Italia. Sentiamo. Appello ai patrioti, perché questa è una città che ha bisogno di visione. Penso al suo porto. Vedete, questa è una battaglia storica di Fratelli d'Italia. Perché la nostra nazione è una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. Noi siamo per la quasi totalità dei nostri confini circondati dal mare, eppure ci comportiamo come se fossimo la Svizzera, come se il mare noi non l'avessimo, come se non avessimo questa straordinaria risorsa di sviluppo, risorsa industriale. E vi garantisco che mi ha insegnato molto di più fare la cameriera che intere giornate che ho passato nel Parlamento della Repubblica Italiana. Il lavoro è una forma di educazione. Non servono disincentivi al lavoro, serve rimettere i soldi sullo sviluppo, serve aiutare le aziende a non chiudere. Il reddito di cittadinanza è la stessa identica mentalità del mantenimento al metadone di un tossicodipendente. E non manco di rispetto io che lo dico, manca di rispetto chi l'ha fatto il reddito di cittadinanza.
a chi sperava di migliorare la sua condizione e si ritrova nella stessa identica situazione. Perché qual è il principio del metadone? Il principio del metadone è che un tossicodipendente, siccome tu non lo puoi guarire, principio caro alla sinistra, siccome non lo puoi guarire, lo mantieni. Ed è quello che faccio anch'io, sì. Allora, si è vissuto qualche attimo di apprensione in via Carducci, proprio nella zona vicina ai fatti della sparatoria di sabato scorso. Vedete questa nuvola di fumo, i carabinieri che intervengono, stiamo attendendo ulteriori notizie, forse ne sa di più il commissario aggiunto Fulvio De Grassi della polizia locale. C'è stato questo intervento che ha temporaneamente creato qualche problema al traffico. Buongiorno e ben trovato De Grassi. Sì, buongiorno, ma a noi risulta qualcosa inerente a una bombola da un cantiere. Per quanto riguarda via Carducci, almeno queste sono le prime notizie che abbiamo. Benissimo. Niente di grave, quindi? Niente di. Sembra niente di terroristico, ma non so, io da quello che ne sappiamo noi dovrebbe trattarsi di qualcosa di accidentale e per niente al momento con gravi conseguenze. Per il resto la città è tranquilla, da quanto posso vedere dalle immagini in diretta sulle nostre telecamere. Noi non abbiamo altri particolari interventi in atto, anche le condizioni meteo sono clementi. La via ginnastica è stata riaperta ieri dopo il cantiere che è durato diversi mesi, probabilmente dovevano aprirla oggi, ma probabilmente invece domani verrà riaperta nella via San Michele. Quindi oggi aperta via ginnastica, domani via San Michele. Sì, la ginnastica è stata riaperta già ieri mattina, per la verità, mentre probabilmente domani, ci avevano detto oggi, ma sembra invece che sia stato rimandato domani, la riapertura di via San Michele. Niente, per il resto, ripeto, il traffico al momento è abbastanza tranquillo, non sono previste manifestazioni grosse oggi che potrebbero andare ad inficiare sul buon andamento della giornata. Sono previsti dei lavori, dovrebbero ultimare questa sera in Borgo Torregiano dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in orario notturno, attenzione a chi eventualmente posteggia i veicoli in zona. Per il momento io non ho altre notizie particolari da riferirvi. Benissimo, benissimo, grazie ancora allora al commissario aggiunto De Grassi. Proseguiamo con la politica. Applicazione dell'allegato ottavo per lo sviluppo economico e produttivo, lo chiede la lista civica Adesso Trieste, che oggi ha affrontato l'argomento assieme a Paolo De Ganuti della rivista Rinascita Triestina. Porto e lavoro, porto e allegato ottavo, porto e sviluppo della città, grazie alle prerogative specifiche di Trieste e della sua storia. Temi affrontati oggi da Adesso Trieste con il candidato sindaco Riccardo La Terza, assieme a Paolo De Ganuti, direttore responsabile della testata online Rinascita Triestina. Al centro il ruolo del comune per il porto franco internazionale, ovvero extra doganalità e applicazione dell'allegato ottavo per dare l'inerzia giusta agli impulsi economici e produttivi. Il futuro economico di Trieste passa prevalentemente dal porto. Passa dalla possibilità attraverso il porto di attrarre nuove produzioni sostenibili per costruire un'economia appunto che garantisca anche dei posti di lavoro di qualità per chi vuole restare o tornare a Trieste. Con Paolo De Ganuti oggi parleremo dell'applicazione dell'allegato ottavo, una richiesta che viene fatta da più parti ma rispetto alla quale i partiti che si sono espressi favorevolmente in regione non stanno facendo abbastanza a livello nazionale per vedere riconosciute tutte le prerogative che sono appunto peculiari del porto di Trieste. Noi siamo convinti che avere al governo della città una forza libera da condizionamenti come Adesso Trieste sia la garanzia migliore per far sì che l'economia della città riparte e che garantisca un futuro di qualità di lavoro per tutte e tutti. Durante l'incontro la Civica ha spiegato che questa affinità di tematiche hanno portato a un avvicinamento di Rinascita Triestina alla lista che candida La Terza, considerando che altri candidati, secondo De Ganuti, sull'argomento non hanno dato il giusto impulso, contrariamente a quanto viene proposto proprio da Adesso Trieste. Ora rientriamo in studio per sentire anche il parere dei triestini, in particolare dei residenti di San Giovanni, su quelle che sono le loro urgenze che sottolineano per il sindaco che verrà. Quel che ha chiesto tutti gli altri: pulizia, sicurezza.
La signora, che come altri si è fermata gentilmente con noi questa mattina a San Giovanni, sintetizza mirabilmente il sentiment di chi abita nel rione per quel che riguarda le richieste da sottoporre eventualmente al prossimo sindaco. Che magari che faccia i lavori qua, i marciapiedi un poco, sì, perché non so, anche sulla, tutto disestato. I marciapiedi che se orrendi. Io gli chiederei sicuramente di mettere a posto le strade e i marciapiedi sia in periferia che in centro, perché sono altamente degradati anche a livello turistico, oltre che per la gente a qualsiasi livello sono veramente un grande problema. Maggior sicurezza, perché ogni tanto vedo un po' di confusione, un po' di anche sporcizia in giro rispetto agli ultimi anni, quindi sicurezza e le immondizie, la sporcizia. Un po' più di sicurezza e che si controlla più le strade, ecco. Noi abbiamo bisogno di qualche ristrutturazione, un po' di sicurezza, c'è città un po' di sporca, c'è tanti lavori iniziati, niente finito. In realtà ci sono altre due questioni. La prima, il centro sportivo alla fine di Viale Sanzio. Per la zona che terminano i lavori, ecco qua, che comincia a San Giovanni, non so se viene garage o cos che viene, palestra, insomma sarebbe ora che metti un po' a posto tutto. Mi trovo benissimo qua, l'importante sarebbe che finissi quella, solo qua. La seconda, le aree verdi, scarse in effetti e poco manutenute. Che manca qua un poco dei parchi e questa roba. I giardini, la sa che c'è sto giardinetto qua che fa schifo, da 20 anni che aspettiamo. La riqualificazione del giardino pubblico qui, nella circoscrizione di San Giovanni, però a questo momento non è risultato ancora niente di positivo. Quindi spero, indifferente alla candidatura di chi sarà il prossimo sindaco, che per una delle priorità, chiamiamole, visto che ce ne sono tante a Trieste, oltre a questo punto dove abito io, sarà fatto qualcosa di positivo veramente. Allora, intanto vi ricordo che domani alle 21 su Tele4 c'è il documentario su Don Francesco Bonifacio, realizzato dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino insieme a Guido Indri. Stasera naturalmente c'è Ring, quindi alle 21 si va avanti con il dibattito relativo alla campagna elettorale di Trieste e di Muggia. Cultura, debutta stasera al Verdi Mozarteide, uno spettacolo tratto da Bastiano e Bastiano, prima opera scritta da Mozart che, come spiega Andrea Binetti, regista oltre che interprete, è stata in qualche modo ampliata. È una novità in quanto noi abbiamo trattato la primissima opera scritta a soli 12 anni da quel genio assoluto di Mozart, che è il Bastiano e Bastiano, ma l'abbiamo portata in una dimensione favolistica, quindi adatta a tutte le età, ai bambini piccoli ma anche ai bambini grandi, perché sempre giovani noi siamo dentro, ovviamente lo spirito è questo. E abbiamo inserito delle pagine straordinarie tratte da altri grandissimi capolavori mozartiani come il Don Giovanni, il Così fan tutte, le nozze di Figaro, e quindi il pubblico verrà proprio catapultato all'interno di questa favola. Ovviamente ci sarà il lieto fine, ci sarà soprattutto su tutto la grandissima musica di quel genio assoluto che è stato sin da bambino Mozart. E allora la pagina meteo, bel tempo sino a tutto il weekend, qui una buona notizia perché c'è ancora una parentesi d'estate all'orizzonte, oggi, domani e domenica sole e ancora temperature estive. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro TG, appuntamento alle 19:30, sempre su Tele4.